Ciao a tutti, oggi continuiamo con la nostra serie di interviste per il canale YouTube di Equilibrio Instabile Blog. Oggi siamo con una giovane attrice torinese e non solo attrice, Linda Messerklinger, grazie per la tua disponibilità. E volevo partire da una domanda generica che ti avranno già fatto in tanti. Come ti sei avvicinata al mondo del cinema? E poi un'altra cosa che mi interessava è com'è l'approccio per una giovane attrice che parte da Torino e non da Milano o da Roma, i soliti centri produttivi cinematografici, ecco. Ok, ma allora, in realtà Torino è una città molto legata al cinema, no? Storicamente, come Storicamente sì. sappiamo. E credo di averla respirata molto questa atmosfera così intrisa d'arte fin da piccola, sia proprio appunto per questa città e il fatto che ci sono nata. Ma anche proprio per il tipo di famiglia in cui sono nata, perché circolava tantissima arte, mia madre, si occupava proprio di teatro e musica, quindi casa mia era un po' il suo laboratorio creativo dove circuitavano attori per le prove di spettacoli, lei poi costruiva anche le scenografie, creava le musiche, c'era sempre musica in casa, c'erano sempre persone, artisti, quindi sono nata in questo tipo di situazione. Mio padre a sua volta grandissimo appassionato di musica e di cinema, ecco il cinema forse l'ho proprio amato un po' attraverso così la sua iniziazione. Ricordo benissimo quando mi fece vedere Blade Runner in particolar modo e rimasi veramente folgorata da quel tipo di cinema che poi è rimasto tra l'altro proprio uno dei miei mondi, generi preferiti. E quindi questo è stato un po' diciamo, l'ambiente in cui sono cresciuta. Ho iniziato studiando danza perché fin da piccolissima, a 3 anni, ho chiesto a mamma in maniera specifica di iscrivermi a un corso di danza classica. E poi questo studio della danza si è sempre più evoluto anche nella ricerca di comunque di una forma artistica che mi consentisse di usare tutto, cioè il corpo, la voce, anche l'autorialità in un certo senso, no? E quindi poi ho cominciato a lavorare anche come attrice molto molto giovane, sia negli spettacoli teatrali di mia madre che poi nelle mie prime produzioni video, che ho scoperto era un mezzo che mi consentiva anche un'azione un po' più introspettiva e Certo. minimale e in cui mi trovavo molto Poi a nel mio video si agio. possono unire più cose, dalla danza, alla musica, alla recitazione, Sì, diciamo, può essere un modo anche per unire il tutto. assolutamente, sì. In quel caso, quando ho capito che appunto volevo esprimermi soprattutto come attrice e ho trovato appunto nella recitazione un po' più intimista che si ha con la telecamera un mondo che mi interessava, ho cominciato a partecipare a moltissimi videoclip musicali, quindi da subito il mio essere attrice era comunque collegato alla musica, per cui le mie prime interpretazioni erano proprio in videoclip musicali e i primi film che circuitavano qua da Torino, mi ricordo di aver lavorato con Dario Argento in quegli anni. Che girava molte cose qua a Torino, e poi ho lavorato subito con Andrea Porporati che stava girando Il Dolce l'Amaro, e in quel caso appunto sono arrivata sul set ed è nata una collaborazione molto bella anche con Luigi Locascio, abbiamo girato questa scena insieme. Questo mi ha dato un po' poi il coraggio di dire ok, questa cosa mi sta accadendo, sento che questa strada si sta delineando e allora la seguo fino in fondo e mi trasferisco a Roma. Questa è stata poi la Il mia passaggio è scelta di stato vita. Tu quello. mi dicevi appunto come essere a Beh, no, Torino, infatti. è importante passare da Roma per questo lavoro Immagino. perché è proprio un po' anche dove impari come funziona tutto l'aspetto Certo. produttivo che sta dietro Sì, tutto poi. l'ambiente, anche Sì, conosci. proprio anche gli step produttivi, no? Cioè, un attore deve in qualche modo farsi conoscere dai casting director, che sono poi quelli Certo. che si occupano dei casting, e deve essere fisicamente disponibile a Roma perché i provini sono Certo, lì, sono spesso i lì. tempi sono corti e non è possibile fare Sì. avanti e indietro, almeno all'inizio, nel momento Sì, in cui si cominciano a quando mettere ci si le basi. E approccia. quindi mi sono trasferita a Roma molto giovane e da lì è iniziato poi tutto. Tutto il percorso. Sì. Poi volevo chiederti un'altra cosa che mi interessava. Due produzioni importanti di cui hai fatto parte, è stato il Faccia d'Angelo, che è una produzione Sky, e poi Fai bei sogni. Sono entrambi, diciamo,
biografici come tipo di film, in modo diverso, anche i temi sono molto diversi. Volevo sapere come ci si approccia a un qualcosa che è realmente accaduto e a dei personaggi realmente esistiti per un'attrice. Diciamo, è un approccio diverso rispetto magari a una classica sceneggiatura di fantasia. Come Sì. funziona? Sì, è diverso e tra l'altro aggiungerei a queste due esperienze che hai citato quella in cui mi è stato chiesto di interpretare Mara Kagol Ah, per sì. una serie Rai. Sì. Lo dico perché è stato appunto anche quello uno dei momenti in cui più Nel mi sono. 2018, giusto? Era, no, in Potrebbe realtà essere. era precedente, Ancora era, prima? sì, era, credo sia andato in onda nel 2012, se non sbaglio. Si Ah, chiamava Gli anni ok. spezzati. Ah, ho Era capito, una trilogia sì. sugli anni Stavo 70. facendo confusione, allora sì. Non ti preoccupare. E comunque, senz'altro, anche in Faccia d'Angelo e anche in Fai bei sogni sono state tutte esperienze in cui la storia che si raccontava partiva da una vita vera. Sì, io ho citato questi perché mi erano piaciuti particolarmente, allora sono stato un Hai po'. fatto benissimo. Faccia d'Angelo è tuttora uno dei miei film Sì. preferiti, quelli infatti a cui ho partecipato direttamente. E lì è stato molto bello tutto il lavoro di studio e di preparazione, a partire da quello linguistico, Sì, quindi è vero. la ricerca di una sonorità veneta che non era la mia di partenza. Sicuramente da quel punto di vista Elio è stato quello che ha fatto il lavoro più grande perché era il personaggio che ricalcava soprattutto la storia da cui si partiva, mentre per quanto riguarda il mio personaggio, in realtà era un po' al limite tra verità e invenzione, cioè questa sua compagna non era specificatamente riferita a una donna realmente esistita, ricalcava in qualche modo gli Sì. eventi, però in realtà sulla creazione di questa donna sono stata abbastanza libera Ok. e diciamo ho lavorato soprattutto con Andrea Porporati, il regista, su quella che era la nostra idea, ma non ci siamo volutamente troppo riferiti a Ah, donne ok. realmente esistite. Però naturalmente mi sono documentata su quella che era stata quella storia, su cosa aveva comportato, non solo, ma come spesso succede, le storie sono vive, per cui quando tu le vai a toccare, in qualche modo si No, manifestano certo. e capita che cominci a incontrare casualmente persone che davvero hanno avuto a che fare con quegli eventi in luoghi e occasioni che mai avresti immaginato. Per cui effettivamente mi è poi capitato di raccogliere racconti diretti di persone che o erano state magari rapinate o Poi è una bella rapite. responsabilità perché comunque sono storie che coinvolgono tante persone. Allora Sì, ci sono sentimenti, ancora che se sono passati degli anni, comunque certo. sono cose ancora Ancora vive, vive. assolutamente, sì. E anche quando appunto ho fatto il lavoro su Mara Kagol è stato bellissimo perché innanzitutto ho approfondito tantissimo quegli anni storici Sì, gli anni di che piombo. sono anni, secondo me, centrali per spiegarsi un sacco di cose che stanno avvenendo oggi. Quindi è stato innanzitutto un arricchimento personale notevole. E poi anche lì scoprire per esempio la vita di Renato Curcio, il fatto che è ancora in vita, Mara purtroppo come sappiamo non lo è più, però entrare in queste storie così ricche anche proprio umanamente, perché quasi sempre le storie che si raccontano al cinema sono storie che in qualche modo hanno Coinvolgono, avuto una loro sento, certo. complessità, una loro forza particolare e quindi in effetti ti imbatti in persone che in qualche modo con la loro storia hanno sempre da insegnarti ed è proprio un allargamento Sì. della. Beh, hanno fatto la differenza nel bene e nel male, comunque sono storie che Sì, non lasciano così. no, esatto, persone che in qualche modo hanno rischiato, hanno creduto in qualcosa comunque, no? Certo. E hanno portato avanti una scelta che non era di comodo, No, infatti. in qualsiasi Se non erano in una direzione, zona no? di comfort, hanno Esatto. cercato E di. questo a me piace tantissimo, è sempre di grande insegnamento, sì. Poi volevo chiederti un'altra cosa, ce l'hai già accennata, il passaggio, diciamo, degli ultimi anni dall'interesse cinematografico a anche quello proprio musicale, con delle pubblicazioni, ecco. Volevo sapere come riesci a far convivere queste due arti così diverse, ecco, come ti sei riavvicinata a questo aspetto qua, ecco. Allora, in realtà, come ti dicevo, per me queste due arti sono sempre state molto connesse. Pensa che il primo ruolo, insomma, grande come attrice che ho preso, un ruolo televisivo in una serie televisiva Mediaset che si chiama Non smettere di sognare, il mio ruolo era quello di una Ah, ok, cantante. allora. Quindi, anche se io allora non è che pensassi di cantare poi anche a livello professionale, Ah, amavo ok. il canto, mi è sempre piaciuta la musica e ho sempre avuto confidenza, però non mi ero mai messa Sì. a pensare di scrivere un disco anche solo, no?
Quindi questa è stata la prima cosa. Poi ho sempre amato molto i personaggi comunque del mondo musicale e del mondo cinematografico, vedendoli veramente come degli artisti a 360 gradi, cosa che effettivamente gli attori erano, Sì, soprattutto nel no? passato. Soprattutto nel passato era naturale che gli attori sapessero cantare, danzare e che lo Sì. facessero nei film, negli spettacoli. Quindi non l'ho mai vista come una separazione, non so Sì, come dirti. adesso si ragiona più Ora si così, però, ragiona più a è vero. compartimenti stagni, esatto, ma io mi sento invece proprio in realtà di fare un tutt'uno in qualche modo. E quindi dopo questa interpretazione di Zoe ho in realtà approfondito con un lavoro con una attrice, regista e coach americana che si chiama Elizabeth Camp, che purtroppo è mancata l'anno scorso. Con cui ho studiato a Sì. Roma, ho lavorato su Nico, la cantante dei Velvet Underground. Ho scelto lei come personaggio su cui concentrarmi per un lavoro di studio recitativo, per dirti anche questo tutto ante littera del fatto che poi scrivessi il mio disco Ah, con Gigi sì. Giancursi. Quando poi sono diventata mamma, quindi ho fatto uno stop un po' forzato, se vuoi, dal set, dal mondo attoriale tout Certo. court. Mi sono ritrovata ad avere invece più tempo casalingo per la scrittura, Certo. Sì. e questo mi ha portata, tra l'altro, dal rincontrare Gigi Giancursi casualmente al Salone del Libro, Perturbazione, con i quali io avevo girato uno dei miei primi video d'attrice di cui ti parlavo Ah, prima, ok. è nata questa voglia di scrivere musica insieme. Abbiamo scritto questo disco che si chiama Green Songs, fondato questo duo che si chiama Linda and the Greenmen, e quindi in quegli anni lì la musica ha preso più spazio nella mia vita, anche perché gestire dei concerti, anche molto semplici, chitarre e voce, diciamo anche posizionati strategicamente in Sì. luoghi che fossero facili per noi da raggiungere, incastrati con le vite familiari Eh sì. di entrambi. Mentre il cinema È un'altra chiaramente ha cosa. un altro Si sta tipo di via per tanto sovrastruttura, tempo. eccetera. Quindi per quegli anni lì la mia vita è stata più il canto e la promozione di questo disco, che tra l'altro mi ha dato grandissima soddisfazione. È stato un duo che è stato molto amato proprio anche Ok. dalle persone qua insomma, del Piemonte, ma non solo, perché poi siamo andati a Roma, siamo andati a Napoli, siamo andati Se veramente avete molto in giro con viaggiato. questo progetto. Però è stato sicuramente un disco in cui ero, se vuoi, più ospite di un'impronta musicale che era quella di Gigi, che è stato un po' il Certo. mio iniziatore da quel punto di vista nella scrittura. Invece il disco che sto scrivendo adesso e che hai prodotto da Vicio Sì. è il mio primo disco solista, Infatti cioè, volevo proprio arrivare a questo. esatto, e questo è stato un po' il cammino. È stato poi in mezzo ho ricominciato anche a fare film, ho creato un mio live musicale che però era un live multimediale con anche l'utilizzo di immagini e di testi recitati, quindi comunque ho cercato di rendere anche questa multimedialità che mi contraddistingue una cifra poi anche estetica di quello che era un mio live, un mio modo di interpretare i live e di proporre la mia arte, insomma. E dopo questo portare in giro questo live che si chiamava Shapeshift, ho sentito che questa cosa aveva bisogno anche di sedimentare in un disco vero e proprio, e così è nato Animal. Ok, io volevo chiederti una cosa per arrivare proprio alla stretta attualità perché hai partecipato con un ruolo a Boys, che è un film che è uscito la scorsa settimana, no? E di Davide Ferrario. Volevo sapere, tu hai un doppio ruolo, diciamo, un ruolo come attrice e poi il singolo Splash aus Wiedersehen e nella colonna sonora. Volevo sapere un po' che emozioni provi ad avere questa doppia funzione all'interno di questo progetto. Hai detto la parola giusta, è molto Eh no, emozionante perché perché non capita davvero, spesso, no, credo, esatto, è stato proprio un incontrarsi di questi mondi, no? appunto, che per me, come ti dicevo, ma non sempre Per noi nell'esterno sono effettivamente così comunicanti. È stato molto molto bello, ringrazio sempre Davide che ha avuto questa apertura, e lui è effettivamente un regista che ama comunque poi contaminare quella che è la sceneggiatura di partenza con ciò che accade sul set, con ciò che appunto viene dall'ispirazione degli attori o di altre persone sul set. È molto aperto e reattivo, ricettivo rispetto a questo. Non tutti i registi hanno questo approccio, chiaramente. Quindi Se qualcuno magari è un po' più impositivo, magari ha le sue sì, idee, non no, questo non cambia. significa che Davide poi non abbia assolutamente le idee chiare, però è ricettivo rispetto a ciò che può nascere dal presente rispetto a ciò che era scritto sulla sceneggiatura. Sì. Quindi Qualche questo modifica si può portare in corso assolutamente, d'opera, ecco. esatto. E quindi dopo avermi scelta come attrice per il ruolo di Angela, che nel film è la moglie di uno di questi boys, che Sì. sono naturalmente i protagonisti,
e nel mio caso il mio boy è Giorgio Tirabassi, con cui ho lavorato in maniera davvero, davvero piacevole, perché è una persona, oltre che di una grande professionalità, di una grandissima simpatia, come si sente proprio. Quindi in questo lavoro sono nata come attrice, dopodiché, dopo appunto essere stata scelta, parlando con Davide è venuto fuori che stavo scrivendo il mio disco. Lui ha visto il videoclip di Voyage alla Luna, ha sentito il pezzo, gli è piaciuto tantissimo e mi ha detto che insomma, se c'era qualcos'altro da fargli sentire, magari che fosse in italiano, essendo che il film Voyage alla Luna è una canzone in inglese e francese. Il film invece ha un taglio Certo. decisamente più italiano, e quindi gli ho proposto alcuni brani che erano in cantiere e lui ha scelto Splash of Feathersen. Splash of Feathersen, che era appunto il secondo singolo dopo Voyage alla Lune, che era stato pensato per l'uscita, e a questo punto abbiamo poi atteso l'uscita del film giustamente per far uscire anche il singolo. Quindi anche il singolo, come dicevi tu, come il film è uscito la settimana scorsa, e adesso proprio oggi esce in radio. Ah, ok. E com'è stata la genesi invece del singolo? Prima mi accennavi anche del tuo rapporto che c'è qua Con questo ecco, con spazio. l'auditorium, così per chiudiamo con qualcosa di un po' più personale, ecco. Sì, ma allora, Splash of Feathersen ha questo titolo appunto in parte tedesco, così come il mio cognome, Messer Klinger. Che ho detto No, malissimo, invece l'hai però. detto molto bene. E No. allora, è un cognome che viene da Vienna. Mio Ah, nonno paterno è stato per tanti anni il timpanista qua dell'Orchestra ok. Sinfonica della Ah, ok. Dai. RAI. Che è Che è un'istituzione di un un'istituzione, certo livello. assolutamente, non solo, ma è stata un'istituzione che lui con la sua presenza ha poi amato tantissimo e trasformato in un certo senso, perché ha proprio portato uno sguardo internazionale, poi era una persona molto attiva, anche credeva molto nel discorso politico Ah, legato al discorso sì. artistico, quindi ha lavorato molto per i diritti dei Ah, musicisti, ok. per portare appunto una maggiore consapevolezza dei diritti degli Certo. orchestrali, per connettere tra l'altro anche l'orchestra con i tessuti sociali della città che magari non avevano accesso ai Eh no, eh concerti, quindi no. ha portato Purtroppo l'orchestra in a alcuni casi è Mirafiori, stata per un po' dire. elitaria la musica di un certo Esatto. livello per un certo periodo. Allora, Esatto, sono due no, cose e utili. lui invece voleva che invece si riuscisse ad arrivare agli operai, no? Poi erano Certo. gli anni, lui è Sì. arrivato qua negli anni 50 e quelli erano anni, poi Sì. con questi divari, no? Quell'immigrazione anche Sociali dal cominciavano sud ad Italia. essere, sì, non solo, ma lui poi ha connesso l'orchestra anche con l'Est Europa, magari cercava di portare giovani molto promettenti, anche che si Certo. laureavano a conservatori esteri, e portarli in orchestra, insomma. Era una persona che amava appassionatamente il proprio lavoro e si spendeva Certo. tantissimo. E quindi quando lui è mancato un paio di anni fa, ho sentito di dedicargli una canzone, una musica, in fondo la musica quindi è anche un po' ciò che sento che ci lega a Certo. livello profondo. Certo. E Splash of Feathersen nasce proprio un po' come saluto alla sua partenza e come riflessione poi su questo passaggio, no, che tutti Certo. affrontiamo, ma sul fatto che l'arte effettivamente possa essere un luogo dove in qualche modo si può continuare a È vero. incontrarsi fuori dallo spazio e dal È vero. tempo. Quindi questo è il senso di questo splash, di questo tuffo, diciamo, Sì, interdimensionale. rimane un E questo legame. arrivederci che appunto contiene già la chiave di un E rincontro in qualche infatti. modo. Quindi questo è il motivo per cui vi ho chiesto di venire qua, perché No, sta perché era intervista. interessante questo aspetto qua, anche legarsi Esatto. al luogo in cui siamo, perché siamo in uno dei luoghi più belli di Torino come posizione. Allora, mi Sì. sembrava interessante questo connubio. Io ti Esatto. ringrazio per Grazie le cose a voi. interessanti che ci hai detto e ci hai fatto conoscere un mondo che noi non conoscevamo tanto bene. Allora, è stato interessante. Grazie a Grazie. voi, davvero. Allora, grazie a voi che ci avete seguito e vi diamo appuntamento alla prossima intervista. Ciao a tutti.